Allora, episodio di Storie di Kikomori numero 8 e sono qui questa volta con Melania, 26 anni, di origini siciliane, ma da 7 anni a Venezia, che intanto ti ringrazio per esserti fatta lo sbattimento di venire qua a Milano da Venezia. Seconda ragazza che viene di fila, tra l'altro, quindi importante. Parto con la domanda che faccio a tutti, cioè chiederti come mai hai deciso di iscrivermi e di venire qua. Ok, allora questa scelta io l'ho vissuta con dei sentimenti contrastanti, perché avevo paura di essere associata alla tua figura e al canale intero, di condividere lo spirito di questo canale, no? Poi ho capito che non era proprio così, che anzi il canale promuove l'apertura mentale, in fondo, la diversità delle esperienze. Ma il motivo principale è che la mia esperienza di reclusione è molto recente, io ho cominciato a riuscire di casa da marzo di quest'anno, quindi ho conosciuto il canale mentre ero in pieno isolamento e ho sentito molti tratti che mi riguardavano e ho pensato che sarebbe stato un confronto interessante e anche forse utile, non lo so, riportare questa esperienza per qualcuno. Come hai conosciuto il canale? Sono curioso. Con Wesa Channel. Wesa Channel, grande Wesa. Lui è stato Grazie uno dei Wesa. promotori. Lui è un filosofo. Tu mi hai detto appunto studi filosofia, Sì. giusto? A Venezia, quindi hai fatto la triennale, insomma, stai ancora studiando. Quanto è durato il tuo isolamento? Raccontami un po' come è iniziato, cioè cosa ti ha spinto a isolarti? Allora, io ho una tendenza all'isolamento fortissima che mi porto dietro da quando avevo 9 anni. Ho avuto tanti episodi di isolamento, più o meno lunghi, e il più grave è quest'ultimo, più recente, che è durato da settembre a marzo di quest'anno, più Però grave. iniziamo magari Dalle dagli origini. origini, cioè quando hai iniziato a vivere questo stato di isolamento? Allora, io credo che la radice di questa mia tendenza è da rintracciare paradossalmente in una cura, quando si dice che la cura fa più danni della malattia, perché io a 9 anni mi hanno diagnosticato una scoliosi molto rara, si chiama scoliosi evolutiva, viene solo alle donne, e non si può curare con la postura, cioè con la correttiva, la ginnastica. Era o operabile, e a me è stato sconsigliato l'intervento, oppure bisognava portare questo busto ortopedico fisso, quindi giorno e notte, era un busto di ferro, di lattice con le viti, cioè Sì, pesante, no? ho presente. Ne ho portati diversi, insomma, mi dovevano accompagnare per tutta la fase dell'accrescimento perché dovevo restare costretta, altrimenti Viene solo dalle donne? Perché. questo tipo sì. Ah, ok, no, perché io ho in mente una persona che conoscevo che anche lui aveva questo busto molto rigido fin da ragazzino, che in effetti è abbastanza non bellissimo da dover giustificare in ambienti sociali. Esatto. Quindi questo ti ha provocato un po' di vergogna. Questo, la vergogna è la parola chiave del mio isolamento, cioè la vergogna per il corpo, per l'immagine, e la seconda parola chiave è la derealizzazione, perché questo busto, poi io l'ho tolto a 17 anni completamente, no? Mi ha creato una dispercezione corporea, cioè quando io l'ho tolto non ho riconosciuto il corpo che vedevo come mio perché non era cresciuto insieme Perché tu questo busto lo tenevi a me. H24? Sì, lo potevo togliere tipo mezz'ora per lavarmi. Poi vabbè, un anno ho fatto la cretina, lo toglievo di nascosto e allora mi hanno ingessata per 4 mesi. Un'ingessata. Sì. Quindi tu dai 9 ai 17 anni hai portato questo busto sempre. Esatto. Non l'ho vissuta bene questa cosa perché io conoscevo persone che ce l'avevano e che lo dicevano, no? Ho un problema, tranquillamente. Io invece lo dovevo nascondere e si vedeva ancora di più perché avevo il collare che usciva e mettevo i dolce vita, cioè, era un modo per attirare ancora più Ok, l'attenzione. però immagino che un po' magari avessi l'ansia che si vedesse sotto i vestiti. Esatto. Quindi c'era sempre un po' negli ambienti sociali l'ansia di che qualcuno si accorgesse. Esatto, e questa cosa è la radice anche poi della mia paranoia, del tutti mi stanno guardando, tutti mi fissano, che è stato un pensiero che poi mi sono portata dietro, no? Allora, niente, io chiaramente per me stare negli ambienti sociali non era una cosa piacevole, questa cosa mi ha portato a una tendenza alla reclusione da sempre, anche dopo quando l'ho tolto, perché io ricavavo un piacere immenso nel fare le cose da sola, era più bello per me fare le cose da sola, e di contro una fatica immensa nel farle in condivisione, no?
Questo è stato l'inizio, l'inizio. Io andavo a scuola perché avevo un senso del dovere molto forte, però poi non uscivo, io fino ai 20 anni non ho mai fatto l'alba, non so, con gli amici o... Ok. In classe riuscivi a farti degli amici o comunque preferivi anche in classe rimanere un po' in disparte? In classe riuscivo a farmi degli amici, ma fuori dalla classe era l'inferno, io non uscivo per la ricreazione perché avevo subito anche episodi di bullismo per questa... cosa mia che si vedevano, i bambini alle medie sono terrificanti, cioè sono, non hanno peli sulla lingua, quindi in classe sì, avevo legato con qualcuno, però poi al liceo le cose sono peggiorate. Non mi sentivo di avere nulla in comune con la mia classe, ho perso i rapporti quasi con tutto, a parte due che sono mie amiche storiche. Perciò io andavo a scuola, questa è la mia vita del liceo, andavo a scuola ma d'estate io sparivo. Sistematicamente tutte le estati e le mie poche amiche interpretavano questa mia sparizione come un mio disinteresse, no? Nei loro confronti, nei confronti del mondo intero. Quindi loro ti cercavano. Non insistevano molto, ci provavano sì, ma poi anche loro venivano ferite da questo, perché come uno si isola, ferisce anche gli altri. Perché tu non gli spiegavi i motivi reali per cui ti isolavi? Non gli dicevi che ti sentivi magari giudicata o No. ti dava fastidio il fatto di avere questo busto, che lo vivevi male, non riuscivi a confessarti queste paure? Proprio perché a una certa è diventato vero questo disinteresse da parte mia, quindi io ho riconosciuto a un certo punto la superiorità della vita solitaria, avevo un pensiero un po' arrogante, un po' naif, no? Pensavo che avessi una superiorità intellettuale, quelli che invece erano, che si divertivano, erano superficiali, poi ho capito che questo è un grande travisamento. È un po' un meccanismo protettivo che Sì. in realtà molti hikikomori hanno e credo sia abbastanza normale, però è importante riconoscerlo. Ne ho parlato anche nel video sul cinismo, non so se l'hai L'ho visto, visto, sì. Senz'altro. e questo può essere interpretato come un atteggiamento un po' cinico, un po' protettivo. Quindi tu durante le superiori comunque sei riuscita a non essere mai bocciata, giusto? No, io andavo bene a scuola. Andavi bene? Sì. E ti isolavi, diciamo, tutti i momenti in cui non dovevi andare a scuola. Poi hai finito le superiori Ho e finito le superiori con l'università, la cosa è migliorata a un certo ti punto. sei trasferita? Mi sono trasferita in un'altra città per studiare a Venezia. Quindi dalla Sicilia a Venezia tu sei Esatto. andato, quindi un cambio molto drastico. Una scelta anche comunque coraggiosa per una ragazza che aveva delle difficoltà. Sì, io sentivo che era la cosa giusta da fare, l'ho vissuta con molta paura e non ero sicura che, non lo so, sarei durata a lungo lì, penso. Invece poi no, ha funzionato. Una cosa che non ho detto è che durante gli anni del liceo io ho sviluppato un disturbo alimentare che si è aggravato moltissimo con l'università. Ho avuto un po' tutte le fasi. In genere si conosce solo l'anoressia come disturbo alimentare, ma ce ne sono tanti. Io sono stata bulimica, anoressica, poi di nuovo bulimica, poi binge eating, che è stata la cosa che mi ha fatto stare più male in assoluto. Io quando ero anoressica stavo bene. Binge eating, per chi non lo sa, è mangiare in modo compulsivo anche, diciamo, in periodi molto brevi. La bulimia invece, spiegamelo tu, magari che lo sai meglio. Binge eating semplicemente è un discontrollo, è un episodio di discontrollo nell'alimentazione, non per forza seguito dal compenso, cioè dal vomito indotto. Invece la bulimia ha spesso il vomito indotto. Perciò col binge eating si ingrassa subito e tanto. Questo tu i problemi di anoressia, bulimia, eccetera, erano molto legati, immagino, anche al fatto di aver portato il busto e questo ti ha creato, nel momento in cui te lo sei tolto, anche un rapporto diverso col tuo corpo, no? Bravissimo, è stato proprio questo. Allora, il busto è stato il mio grande alibi, perché io, nella fase in cui normalmente tutti si scontrano con la realtà, no? Formano la loro identità e quando c'è un fallimento cadono e si rialzano, ok? Quando a me le cose andavano male, io dicevo è perché ho il busto, è il mio alibi. Quando poi l'ho tolto, mi aspettavo che tutti i problemi si sarebbero risolti, invece no. Quando io l'ho tolto, a parte che mi è rimasto addosso mentalmente, ma soprattutto non ero pronta ad affrontare le relazioni sostanzialmente. Mi ha indebolita molto psicologicamente questa lunga terapia ortopedica. Un'altra cosa importante che devo dire è che durante gli anni del mio isolamento a scuola io ho sviluppato una vita parallela virtuale con un'identità fittizia, una cosa che è nata per gioco veramente, ma è diventata una cosa molto seria. Compensavo tutte le mie
mancanze affettive in questa persona che non esisteva, che era un mio alter ego. E con questo alter ego io intrattenevo delle relazioni pseudo-amicali, anche pseudo-amorose. Ma su una piattaforma in particolare? Su dei blog, poi c'era Messenger allora, okay. E poi ci scambiavamo anche i numeri di telefono. Quindi non era un gioco come può essere un avatar vero e proprio, ma era la tua identità online. Esatto. E questo ti ha aiutato, ti ha penalizzato, come la vedi? Allora, io non so rispondere a questa domanda, perché sicuramente è un meccanismo di sopravvivenza. Cioè, quindi mi avrà aiutato in qualche modo a superare una cosa che in quel momento attualmente io non sapevo affrontare. Infatti ho finito la scuola, nessuno si immaginava minimamente. Però dall'altro lato mi ha fatto, io lo dico senza esagerare, mi ha fatto regredire socialmente questa cosa. E non è il discorso che fai tu, che la vita virtuale è reale. Perché se tu la fai attraverso un filtro, cioè una persona che non esiste, per cui tu ti spacci, questo non è semplice virtuale, questa è una menzogna. Sì, però comunque quella persona sei tu, in qualche modo, nel senso che è riflesso di una tua personalità, che magari non è l'identità che tu comunichi quando sei a scuola o in altri contesti, però è la tua identità che hai online, quindi in realtà non è una persona irreale, cioè è una tua versione mediata da un mezzo. Però questa è verissimo, sono d'accordo, e sicuramente quella parte di me si è sviluppata e cresciuta, no? Però questo filtro era una protezione potentissima che io non avevo quando ero fuori, cioè, quindi non sapevo relazionarmi con gli altri senza questo filtro. Cioè mi sentivo più a mio agio nei panni di questa persona che non esisteva, che non nel mio, che poi è un'illusione, siamo d'accordo, siamo sempre io. È un fatto di sincerità con se stesso. Sei sempre tu, ma molto diversa probabilmente dalla tua identità, diciamo, al di fuori di quel mondo. Quindi la verità è che l'essere umano può avere tante identità quanti sono i contesti in cui esprime questa identità, anche per forza senza prendere il digitale reale. Io posso essere una persona, magari qua quando sono sui Kikomori Italy, oppure posso essere una persona completamente diversa con gli amici, che uno direbbe, ah ma tu sei lo stesso, perché sono due identità diverse, quindi... Te lo fanno anche pesare a volte, sei diverso. Io per esempio la soffro molto questa cosa, che non riesco a essere forse quello che appaio su Kikomori Italy nella vita vera, dove sono magari un po' diverso, però vabbè. E allora anche questa è una tua personalità. Ok, quindi vabbè. Dicevo, il digitale ovviamente ti porta un po' a un'estremizzazione di questa diversità, perché ovviamente è un contesto molto diverso dove ci sono delle logiche diverse, dove non c'è il corpo, dove ovviamente poi è facile che la distanza tra la persona che tu non sei nel digitale e la persona che tu sei nel digitale possa essere molto ampia. Però voglio tornare un attimo alla tua storia di isolamento. Tu hai detto che durante il superiore comunque ti isolavi soprattutto durante gli spazi, diciamo, di vuoto dalla scuola. Quindi immagino il weekend e le ferie, diciamo, l'estate, eccetera. Poi sei andato in università e sono peggiorati i tuoi problemi un po' legati all'alimentazione, giusto? Sì. Ma invece all'università il tuo rapporto con le altre persone com'era? Allora, era sempre compensato da questa identità fittizia che c'era ancora. Quindi sembrava sereno, era normale, ho stretto delle amicizie che poi ho perso molto. Però io in casa avevo questa attività che mi prendeva tutte le ore della mia giornata. Cioè io invece di pensare mi rifugiavo in questa vita parallela. E questa attività era conoscere, relazionarti, scrivere? Era sì. Questo sostanzialmente? Sì. Ed eri conosciuta magari in certi ambienti con questo nome, eri anche apprezzata? Sì. Riguardo a qualcosa in particolare? Ma sì, c'erano dei blog di anime, anche cinema, facevamo delle recensioni, degli articoli, così, e avevamo questa di me. Sono cose di per sé non malsane. Sì, sì, sì. Io ripeto, la cosa perversa, perché è perversa, è godersele attraverso un menzogno. Quelle relazioni che io intrattenevo potevano essere belle e anche importanti per me. Invece il fatto che io me ne privassi con questo filtro, perché poi non le avrei mai potute conoscere, no? Molti mi chiedevano... Perché non le avresti mai potute conoscere? Perché io dicevo di essere Tizio Caio che viene da... Capito? Non eri neanche una ragazza? No. Ah, ok. Quindi eri proprio completamente lontana anche dal punto di vista proprio di identità sessuale? Sì. Non so perché, io sono eterosessuale, convinto. Però
Non lo so, c'era questa cosa, perché ripeto, è nato per gioco, sappiamo che c'è sempre un po' di verità, no? Nel gioco. Però insomma l'obiettivo era annullare me stessa. Quindi hai scelto, diciamo, anche l'altro sesso in modo da essere molto distante. Sì, e non è intrattenimento questo, è qualcosa di più Certo, no, perverso, assolutamente. Non è intrattenimento, è qualcosa che riguarda proprio una costruzione identitaria lontana dalla propria, come strumento di fuga. Quindi diciamo che tutte le relazioni che tu hai costruito online sono rimaste un po' fine a se stesse per questo motivo, no? Perché sapevi già che sarebbero nate morte online, che non avrebbero mai avuto un proseguo nella vita reale. Questo può essere magari uno di quei fattori che in qualche modo rende tutta quella tua attività più limitata, e invece potenzialmente se tu. Esatto, sì. Ok. Cosa è successo poi? Perché tu mi hai detto che poi recentemente, invece, non so se ci sono altri passaggi intermedi. Hai invece iniziato un periodo di isolamento più corposo, che hai detto che è finito solo marzo, giusto? Esatto. Allora, è successo che io venivo da un anno di sottopeso abbastanza preoccupante, che ho mantenuto, sì, per circa un anno, e al termine di quest'anno ho cominciato a stare molto male, ad avere delle crisi bulimiche, e ho preso in 2 mesi, credo, più di 20 kg. Ecco, l'isolamento è stata la mia risposta disperata a questo trauma del cambiamento d'immagine, ma soprattutto dover rendere conto agli altri di questo era per me qualcosa di inaffrontabile. Quindi io ho smesso di studiare, ero quasi prossima alla laurea, ho interrotto i rapporti con quello che doveva essere il mio relatore, ho smesso di lavorare, ho smesso di sentire la mia famiglia, i miei amici, mi sono chiusa in camera mia, sostanzialmente, e ci sono rimasta per quasi sì, sette mesi, sì, più o Quindi meno. per la vergogna del corpo. Peraltro, quell'anno di sottopeso aveva contribuito a rafforzare tutta una serie di idee tossiche incentrate sulla magrezza, che era diventata il perno fondamentale della mia vita. Cioè, attorno a lei ruotavano tutti gli altri aspetti, relazionale, sessuale, prestazionale, accademico, tutti. Perciò, quando se n'è andata la magrezza, si è trascinata con sé tutto quanto. E io non ce l'ho fatta, non ero pronta, non avevo altre gambe su cui poggiare. Ed è iniziato questo periodo molto buio, dove io ho passato da sola il Natale e il Capodanno, non sono scesa a casa. Soltanto ogni tanto sentivo mia madre per telefono. Non torno a casa da 2 anni, come ti dicevo prima, perché mi vergogno di mostrarmi, no? Anche ai miei nonni. Non Ancora ho ancora adesso, adesso, sì. anche se comunque hai superato la fase di isolamento. Sì, a Venezia l'ho superata da marzo, però ancora non me la sento di decidere di scendere a casa, di tornare. Ma con i tuoi che rapporto hai avuto in questi anni? Allora, io ho un ambiente familiare molto sereno. Col distacco ci siamo conosciuti di più perché i miei avrebbero dovuto accorgersi che c'era qualcosa che non andava. Il fatto che io tutte le estati non uscivo e non mi dicevano: ma perché non vai? Ma perché non. Però li capisco perché loro sapevano che avevo avuto questa esperienza traumatica del busto e quindi erano molto concilianti. Secondo te le minori pressioni sull'uscire durante l'estate erano dovute anche al fatto che tu eri una ragazza? O se magari fossi stato un ragazzo si sarebbero comportati diversamente? Non so se tu magari hai fratelli, Ho sorelle. una sorella. Non lo so, questa è una mia ipotesi, sai, che potrebbe spiegare perché le ragazze sono meno, o comunque vengono riportate meno come problema dai genitori. E questo mi fa pensare un po' questo, no? Se tu fossi stato un ragazzo e i tuoi genitori non sarebbero stati un po' più in ansia? Il fatto che tu non uscissi mai. Sai che non ci avevo mai pensato, forse sì. Comunque è una realtà sicula, un po' arcaica, un po' provincialotto il paese dove sono. Secondo me sì, ci sta. Però insomma, da questo punto di vista i tuoi non ti hanno mai fatto particolari pressioni. No. Hai rafforzato il tuo rapporto con i tuoi genitori nel momento in cui te ne sei andato di casa. Questo Sì. perché, secondo te? Ma perché. Cioè, quelle cose classiche cose, no? Che la distanza fa capire più cose, ci si conosce di più, c'è la vita autonoma e si riconosce più anche l'altro stando distanti. Ovviamente durante il periodo di isolamento i miei erano molto preoccupati, sentivano tutte le difficoltà che stavo passando, Quindi tu gli raccontavi cosa stavi vivendo. non per filo e per segno, ma loro intuivano perché sono stati molto bravi, secondo me, perché hanno avuto la pazienza e il rispetto delle mie scelte.
non si sono mai presentati, no, a sorpresa, hanno preso un aereo, perché sapevano che avevo bisogno di questo distacco, questo l'ho apprezzato molto. Anche il fatto che non dicano, ah, ma è da 2 anni che non vieni, loro non mi hanno mai fatto pressione su questo e devo ringraziarli. Quindi secondo me in questo caso la famiglia, cioè meglio di così non mi poteva capitare onestamente. Però ero completamente da sola con il mio disturbo alimentare, perché purtroppo i miei hanno fatto tanta fatica a capire questo disturbo, cioè ai loro tempi non era così conosciuto come adesso. Ho una mia curiosità, tu hai rimorso per tutta la storia del busto? Cioè, pensi che si sarebbe potuto evitare in qualche modo o pensi che era inevitabile? Non so se so rispondere a questa domanda perché non so quanto senso abbia, Te cioè lo chiedi se sarebbe potuto essere una cosa che avresti potuto evitare? È una cosa. sì, me lo chiedo. Me lo chiedo, dico, magari l'intervento, per esempio, no? Mi avrebbe risparmiato molti anni di sacrificio. Però, ecco, secondo me, ecco, questa è una domanda così scomoda che non sorge mai. Ok, e volevo chiederti come sei riuscita a spezzare la solitudine, che comunque è durata 7 mesi, quindi un periodo di tempo non basso, per niente corto, 7 mesi, uno potrebbe anche non uscirne più. Ho chiesto aiuto a una clinica specializzata per disturbi alimentari e ho dovuto dirlo ai miei perché non avevo più soldi, non gliel'avrei detto se fosse dipeso, insomma, da me. E quindi uscivo soltanto per andare in terapia. La terapia è durata appunto questi 7 mesi alla fine, ma io sono entrata veramente in terapia dopo 3 mesi, cioè i primi mesi sono stati devastanti, io mi sono rifiutata di prendere lo psicofarmaco per un mio bigottismo personale. Però avevo questo problema di tono dell'umore molto molto basso, cioè era diventata una depressione. La terapia non funzionava Beh, la e... terapia per la depressione è corretto che ci sia anche un mix tra farmaci e psicoterapia, quindi su quello sono d'accordo, nel senso che c'è molto scetticismo a volte sugli psicofarmaci, ma in alcuni casi possono essere fondamentali integrare, sì. per integrare e per superare magari momenti talmente difficili che solo l'approccio psicoterapeutico non basta. Quindi anche per quello lo dico perché molti, magari nel momento in cui sentono la parola psicofarmaci, subito si allarmano. È vero che a volte magari vengono prescritti con un po' di facilità, ma altre volte invece sono probabilmente l'unico strumento che ti possono permettere di sbloccare una situazione Sì, molto critica. ma infatti io non voglio lanciare un messaggio sbagliato e riconosco una mia essere cocciuta su queste cose, ma a un certo punto ho avuto la forza di risalire, ma non era detto, magari le avrei dovuti prendere, non lo so. Comunque, questa esperienza mi ha fatto capire molte cose, mi ha fatto capire che l'isolamento ha delle strategie di automantenimento potentissime, potentissime, e che da un lato rendono l'isolamento sempre più confortevole, confortante, familiare, e dall'altro, di contro, la realtà diventa una cosa sempre più lontana, difficile, perché i problemi da affrontare si accumulano mentre noi rafforziamo le nostre astuzie, no? Dell'isolamento, del mascheramento. E quindi è un circolo vizioso molto, molto insidioso. In questo si aggiunge il disturbo alimentare. Secondo me, anche per questo io volevo andare qui a fare questa intervista, perché isolamento e disturbo alimentare è una cosa molto femminile. Io vedo tante ragazze su YouTube che raccontano la loro esperienza col disturbo alimentare, molte ne sono uscite, molte no, ma sono lì a parlarne e molte parlano anche dell'isolamento legato a questa malattia. Assolutamente, alcuni psicologi, insomma, ritengono che l'anoressia, la bulimia comunque sia un corrispettivo femminile dell'hikikomori, quindi mettono sullo stesso piano questi due fenomeni perché la radice comunque è sociale, quindi sempre con il giudizio degli altri. Nel caso dell'anoressia molto centrata sul corpo, quindi sull'immagine fisica, nel caso dell'hikikomori magari più centrata sulle competenze, sulle abilità sociali, quindi di relazione. In realtà però queste due cose si intrecciano molto perché l'insicurezza riguardo al proprio corpo ti inibisce magari molto anche nelle relazioni Chiaro. e viceversa. Quindi secondo me la tua storia è molto, molto emblematica di questo tipo di problematica.
quello che io vorrei capire è, nel tuo periodo di isolamento c'era anche una visione negativa della società e degli altri? Quindi tu me l'hai già detto in realtà questo, tu mi dicevi che comunque durante le superiori il fatto che legassi poco con gli altri ti ha portato a essere un po' anche, come dire, altezzosa, un po' sentirti matura rispetto agli altri e quindi giudicare gli altri superficiali. Quindi questo è un atteggiamento molto simile a quello che hanno tanti Hikikomori ed è un atteggiamento di difesa molto comune, no? Il fatto che gli altri mi rifiutano e in qualche modo io reagisco e mi difendo vedendomi come un qualcosa di diverso. Però, rispetto magari ad altre storie di Hikikomori, la tua è molto centrata sull'aspetto fisico e sulla componente anche di autostima fisica. Questo, secondo te, è tipico in tutte le storie di ragazze, un po' mi hai già risposto. Nella storia precedente di Federica, che è la ragazza che è venuta prima di te, le pressioni erano molto legate al ruolo di genere. Invece, nel tuo caso, erano molto legate all'aspetto fisico, comunque all'aspetto corporeo. E quindi ti chiedo, concludo, secondo te, le differenze tra le pressioni che riguardano i maschi e le pressioni sociali che riguardano le donne, e che quindi entrambe possono portare all'isolamento, sono queste soprattutto legate al fisico e al ruolo di genere, o ce ne sono altre? Allora, sicuramente il fisico è importante, sento sempre dire a questo proposito che le pressioni sul fisico sono più alte per le donne, no? Per rispettare un certo standard e invece magari l'uomo se la cava di più. Però poi ho visto Cerbero Podcast e invece avete detto, per esempio, si parlava di Insel, dicevate il maschio brutto ha meno possibilità della donna brutta di trovare un compagno. Non sono molto d'accordo, però Ok. rispecchiava un'idea che circola, un'idea che è in circolazione, quindi non è mai una sola la pressione, secondo me sono tante che vanno a, sì, a premere nello stesso punto. Quindi secondo te perché le ragazze risultano essere meno colpite dall'isolamento sociale rispetto ai ragazzi? Secondo te è una cosa che riguarda magari la capacità delle ragazze di portare questa problematica alla luce, oppure c'è veramente una differenza di genere che determina un diverso impatto delle pressioni su due sessi? Ma allora, su questa cosa devo dire che mi ha illuminato una cosa che ho sentito dire a te, cioè che magari se le ragazze si isolano non si nota, cioè non viene notato rispetto al maschio, che boh, è più normale che esca, non lo so. Questo effettivamente secondo me può contribuire a celare il potenziale di isolamento femminile che è già attuale. Cioè, a non farlo vedere come tale. Per il resto, io non so perché le donne si isolano Ti meno. dico un'altra provocazione che fanno i ragazzi, così puoi rispondere su questa, che loro dicono che una donna comunque viene cercata molto di più, perché se una ragazza si isola comunque magari ha delle persone che la cercano, anche solo per, non lo so, scopi di corteggiamento, eccetera, quindi una donna fa un po' più fatica a isolarsi, perché comunque viene cercata e anche se magari è timida, comunque un ragazzo timido magari viene cercato di meno. Un ragazzo timido magari viene cercato di più. Secondo te questo è vero o è solo una speculazione maschile? Secondo me un po' è vero, anche se adesso c'è questo cambiamento ormai più che avviato, no? Che è anche la donna che fa il primo passo, la donna che si espone per prima, no? C'era quel discorso della Più devirilizzazione. che avviato, secondo te? Io conosco tantissime ragazze che dicono che loro non lo farebbero mai. Non lo so, forse è una sensazione che sta cambiando questa cosa. Però mi sembra ancora. Forse un 50 e 50, no, non lo so, non Mi saprei. sembra ancora molto indietro, nel senso, almeno in Italia, poi magari all'estero un po' di più, però mi sembra che in Italia la donna sia ancora un po' nella versione di preda, tra virgolette, molto spesso. Non tutte, però parliamo ovviamente in generale, quindi questo potrebbe rendere l'isolamento di una donna un po' più protetto dal punto di vista dell'insistenza che magari, non so se a te è capitato che dei ragazzi comunque ti cercassero con maggiore insistenza e ti aiutassero anche a uscire dai quei stati di isolamento. Sì, mi è capitato, sì. Non mi hanno aiutato perché io rifiutavo, anzi li percepivo come invadenti. Però è vero che forse questo. Però non mi aspettavo che il maschio non venisse cercato, sinceramente. Non lo so. Tu, insomma, con i ragazzi hai mai avuto problemi particolari? Sì. Anche io ho avuto problemi per tantissimo tempo nella relazione con l'altro sesso. Tutte le esperienze importanti le ho fatte molto tardi rispetto alla norma, no? E ancora ora io
alterno, non lo so, la relazione un po' più sistemata ad anni di incel femmina, non lo so, ma anni, lunghi, Però in magari. self femmina, ma perché tu magari sei più disinteressato o perché proprio fai fatica? Cioè, qual è la... Scusa, non voglio proprio essere invadente con queste domande, però una delle cose che per esempio gli incel lamentano è che loro magari ci provano ma poi vengono rigettati. Invece nel tuo caso, e te lo chiedo proprio se vuoi rispondermi, se no no, c'è anche da parte tua un atteggiamento propositivo, ma oppure è proprio una perdita di È interesse? più una perdita di interesse, ma data dall'insicurezza. Non odio i maschi, non penso che dipenda dalla loro essenza il fatto che non si espongano con me, non lo so. Penso che la mia insicurezza sia centrale in tutto questo, e a poco sto provando a superarla, insomma. Ci stai lavorando su questa cosa che comunque è legata ovviamente A tutto qua. a tutto, perché poi tutto è legato a tutto, però le differenze di genere ci sono, quindi vanno secondo me ricercate. Questo non significa che un problema è più grave di un altro, semplicemente che ci sono dinamiche diverse. Poi io penso che appunto le donne soffrono magari di più anche certi comportamenti degli uomini e gli uomini certi comportamenti delle donne, Beh, quindi ci sta. ci sta. Vuoi dare un consiglio alle ragazze che ti seguono, qualcosa che secondo te può essere utile per loro, per magari superare un momento di isolamento legato anche magari ad aspetti alimentari? Allora, per quanto riguarda gli aspetti alimentari, il mio consiglio spassionato è di approfittare dell'aiuto clinico, dell'aiuto specializzato, per più tempo che possono. Che si può, quindi sì, cercare aiuto, chiedere aiuto è fondamentale. Di smascherare tutte le astuzie della malattia, perché il disturbo alimentare ha una capacità incredibile di inglobare la cura. Tutte le ragazze che soffrono da tanti anni di disturbo alimentare hanno una lucidità, una consapevolezza incredibile del disturbo, una conoscenza proprio di tutte le astuzie della malattia, incredibile, ma che poi non diventa un prerequisito per guarire. Continuare, insomma, a conoscere bene la malattia, perché è una malattia, mi dispiace dirlo, e Sicuramente lottare, sì, per uscirsene. è una malattia che, come l'hikikomori, che non è una malattia, però diciamo come l'isolamento sociale, la fobia sociale che si legano spesso all'hikikomori, si presta a molte ricadute, giusto? Magari anche quando Sì. abbassi un po' l'attenzione, magari poi ti ritrovi a mettere in atto quei comportamenti che sei riuscita col tempo a modificare. Quindi bisogna sempre Esatto. tenere l'attenzione alta. Ok, quindi niente, ti ringrazio davvero per essere venuta qui, è stato un gesto molto coraggioso perché Grazie a te dell'opportunità. non è davvero mai facile raccontarsi, soprattutto farlo davanti a delle persone che non si conoscono, però penso che nonostante alcuni magari leggeranno la tua storia in un modo e alcuni in un altro, comunque sono sicuro che tante ragazze che ti vedranno prenderanno spunto dalla tua storia, per il fatto che comunque è una storia positiva, che al di là che Vero. poi c'è sempre un'insidia che ti aspetta, comunque oggi tu stai bene, Sì. riesci a studiare, stai all'università, quindi sei riuscita a ottenere già dei passi avanti enormi, niente, quindi davvero ti auguro il meglio per il Grazie. tuo futuro.